Buongiorno e bentornati a Il Sogno nel Cuore su Radio CRC. Io sono Luca Cerchione, al mio fianco come sempre Floriana Messina. Buongiorno a tutti, buongiorno Chiocciolini, buongiorno Luca. Buongiornissimo. Floriana, prima di aprire, sei contenta? Oggi c'è un bel sole fuori. Bellissima giornata e direi iniziamo subito con la sigla. Eccoci al Sogno nel Cuore su Radio CRC. La nostra sigla ci ricorda che dobbiamo sempre mandare un bacio, un forte abbraccio, un in bocca al lupo al a nostro Diego Maradona Junior, perché lo aspettiamo davvero che ritorni qui presto in radio con noi. Ti aspettiamo a braccia aperte, Diego. Siamo qui nella speranza che ritorni quanto prima. Grandissima prestazione ieri sera dell'Italia. Sì, mamma mia, davvero. Una bella vittoria per 0-2 in trasferta contro la Bosnia, che ha garantito agli azzurri il primo posto nel girone di Nations League, di conseguenza la qualificazione alle Final Four, che si terranno in Italia tra Milano e Torino, se non vado errato. E tra l'altro, Luca, ricordiamo che ci sono molti calciatori che non stavano in rosa questa volta. Ciro Immobile, che stava a casa, esatto, così come tanti altri calciatori. Quindi davvero commissario tecnico Mancini era positivo al Covid, non c'è stato, è stato sostituito brillantemente da Ivani. Grande prestazione di Insigne, grande prestazione anche dei due ragazzi del Sassuolo, Berardi e Locatelli, quindi direi che meglio di così non poteva andare. Infatti, esatto. Ne parliamo con un calciatore che di nazionale ne ha masticata veramente veramente tanta, oltre ad aver solcato i campi più importanti di tutto il mondo con la maglia del Milan. Ai nostri microfoni abbiamo l'onore di avere Massimo Ambrosini. Buongiorno Massimo. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e grazie della presentazione. È tutto meritato per la carriera che hai fatto, Massimo. Possiamo darci del tu? Ci dobbiamo dare del tu. Perfetto, perfetto. Floriana. Massimo, buongiorno. Floriana Messina. Ciao, buongiorno. Allora, parto subito con una domanda. Domenica al San Paolo ci sarà la sfida tra Napoli e Milan, che varrà il primo posto. Lei si aspettava un inizio così alla grande da parte di tutte e due le squadre? Ma del Napoli sì, nel senso che era una squadra che secondo me aveva delle certezze rispetto all'altro campionato. È stata rinforzata con qualche acquisto mirato, ha avuto il merito di tenere dei giocatori fondamentali, Fabian e Koulibaly su tutti e Mertens, e quindi è una squadra che secondo me di diritto sta nella parte alta della classifica. Il Milan ha sorpreso perché l'ha fatto ad altissimi livelli per questo inizio di campionato, e quindi domenica non vedrò l'ora di vedere come va a finire. Sarà una gran bella partita, è vero, Massimo, è vero. Domenica sera. Sai Massimo, io ho il sentore che le armi in più di queste squadre, sia del Milan che del Napoli, siano proprio in panchina con Gattuso e Pioli. Sia Gattuso che Pioli hanno avuto un ruolo molto complicato nella fase iniziale della loro avventura sulle loro nuove panchine. Chi ha avuto quello più difficile? Gattuso nel risollevare il Napoli che era a pezzi moralmente, o Pioli nel conquistarsi la fiducia della società e di parte della tifoseria? Oh mamma, domanda complicata. Il casino di dover gestire rapporti molto complicati, deteriorati, e nello stesso tempo però aveva delle aspettative molto elevate come squadra, perché il Napoli al di là di tutto era stato costruito per vincere. Il Milan invece, quello dell'anno scorso, non era stato costruito quantomeno per vincere. Certo. Quindi non lo so, probabilmente ti direi Rino, però proprio anche la quantità del casino che ha trovato quando è arrivato. Però secondo me una delle forze di questa squadra in questo momento è anche il fatto di averlo superato quel momento. Certo. E quindi secondo me un giocatore, una squadra, soprattutto un gruppo squadra, quando insieme passa attraverso una difficoltà e la supera, poi crea qualcosa di forte. Il Milan, non so oggettivamente quantificarlo, però anche il Milan è passato attraverso qualcosa di simile e i risultati sono quelli. L'importante è che adesso ambedue le squadre siano in vetta a giocarsi il primato. Ma sì, adesso siamo all'inizio, e quindi il risultato di domenica chiaramente non condizionerà nessun tipo di percorso né per una né per l'altra squadra. In questi casi si dice che il risultato ha una valenza chiaramente numerica, ma anche per l'autostima, la convinzione. Queste due squadre hanno maturato con i risultati,
e sono lì meritatamente. Basta, vediamo un po' cosa succede. Certo, Floriana. Certo. E Massimo, arma in più sono anche Ibrahimovic e Insigne, questo ricordiamolo. Chi tra i due secondo te può decidere la gara? Ragazzi, io veramente Insigne in nazionale l'ho rivisto veramente veramente bene, giocatore di grande qualità veramente, dal punto di vista anche fisico, atletico, insomma ha risposto con due prestazioni veramente di livello. Ma Ibra, per l'importanza che ha Ibra per questo Milan, non puoi non pensare che lui, da lui dipendano le sorti della squadra. Cioè Ibra chiaramente Ibra è più condizionante per il Milan di quanto Insigne lo sia per il Napoli, questo è, ma non perché Insigne sia meno, ma perché Ibra è talmente Ibra che qualunque giocatore risulterebbe meno determinante di quello che è lui. Forse Lukaku per l'Inter è determinante quanto lo è Ibra per il Milan. Un giocatore molto carismatico, ecco. Chiaro, sì, è il faro vero e proprio della squadra, ma è anche forse uno dei fari più luminosi che ci sono in Serie A e nel panorama calcistico mondiale. Zlatan Ibrahimovic, Massimo, correggimi se sbaglio. No, tutto quello che si dice di Ibra è corretto, se la sua importanza, sarebbe bello pensare quanto sia stato anche un po', non dico inaspettato, però oggettivamente per quanto tutti quanti riconoscessimo, io per primo, l'importanza, la bravura, la statura, il carisma di questo giocatore, mi viene difficile pensare che qualcuno lo avrebbe immaginato così determinante, perché poi bisogna anche quantificarlo l'importanza di un giocatore, e per quanto ognuno, ripeto, fosse convinto dell'importanza, e anche quello che aveva fatto l'anno scorso lo testimoniava, secondo me l'inizio di questa stagione ha messo uno step in più dal punto di vista fisico, caratteriale, di prestazione, di coinvolgimento, quindi veramente complimenti. Beh, effettivamente complimenti a Zlatan, e a questo punto, Massimo, dobbiamo dire che sarà un arduo compito per Kalidou Koulibaly affrontarlo domenica. Sì, però Koulibaly, insomma, non era nessuno, cioè ha affrontato in carriera in questi anni di Napoli con la Champions attaccanti di un livello veramente eccelso, quindi il compito sarà notevole, se lo dividerà con chi gli giocherà a fianco, però Koulibaly anche lui dal punto di vista della presenza in campo ha un peso specifico veramente notevole. È vero, sicuramente. E Massimo, pensi che una delle due squadre o entrambe possa competere seriamente per lo scudetto? Certo, assolutamente sì, un campionato come questo, anche perché poi il Napoli è strutturato proprio dal punto di vista tecnico per poter competere, il Milan ci sta cominciando a credere per quello che sta succedendo, per la presenza di Ibra e per anche la spensieratezza con cui stanno affrontando il campionato. Un campionato strano, ragazzi, un campionato anomalo, un campionato in cui probabilmente la squadra che l'ha dominato per anni, la Juve, non ha quelle certezze che aveva l'anno scorso, e quella che secondo me è destinata dal punto di vista della rosa, o lo sarebbe per contenderglielo, che è l'Inter, deve trovare ancora la propria dimensione. Quindi ci sono tante squadre che per motivi diversi si allineano quasi sullo stesso punto in questo momento del campionato, che è all'inizio, quindi fare previsioni è oggettivamente difficile, ma ci stanno queste due squadre, ci possono stare. Certo. Perfetto. Parlando proprio di scudetto, Massimo Ambrosini, secondo te come rosa, visto che giustamente tu sottolinei, innanzitutto è presto per parlare di scudetto, e in secondo luogo è uno scudetto che si deciderà anche in base alla fortuna di poter avere quanti più calciatori ogni domenica a disposizione, quindi negativi da questo maledetto virus, come rosa, quale secondo te la più preparata per poter concorrere allo scudetto? L'Inter, secondo me l'Inter ha una rosa in questo momento molto molto competitiva,
la Juve la metto al pari, dai, Juve e Inter sono, che sono quelle strutturate per poterci stare. Il Napoli probabilmente parte leggermente dietro, ma sono discorsi secondo me che veramente sono molto relativi. Quello che hai detto te conta sicuramente di più. Le variabili, le incognite legate a questo campionato sono talmente tante che una squadra non deve sperare di non avere dei giocatori positivi, deve sperare di averli in momenti alterni. È vero. Fai come il Genoa, perdi un mese e mezzo di campionato e vai così. Se riesci a avere la fortuna di perdere pezzi piano piano, magari non nello stesso reparto, capite anche voi che diventa più semplice gestire l'emergenza. Sì, perché diciamo che soprassedere all'emergenza è impossibile, bisogna conviverci. Beh, guarda, cioè adesso fa riflettere il caso del Milan, cioè allenatore, vice allenatore nello stesso momento è un caso straordinario. È chiaro che un allenatore e un vice allenatore, come è capitato anche per l'Italia, possono essere sostituiti, anzi faccio un bocca al lupo al mio amico Daniele Bonera che avrà un bel compito domenica. L'esordio. Però capita che sei una grande squadra come il Napoli, facciamo così il Napoli, nello stesso momento c'hai Osimhen con la spalla che sta male, Insigne Mertens che per caso, per sfortuna prendono il virus, hai già tutto l'attacco andato, e c'hai 15 giorni in cui devi giocare magari 4 partite decisive tra Europa League e campionato, non c'hai i tuoi giocatori più forti e sei già condizionato. È tosta, anche perché ricordiamo che il Milan per la prima volta domenica da inizio campionato avrà tutta la rosa a disposizione. Sì, ma ci ripetiamo, i discorsi sono quelli. Anche prima del Covid gli infortuni c'erano e venivano gestiti. Il Covid ha messo un'ulteriore barriera alla fortuna. È vero. È vero. E Massimo, Donnarumma classe 99, Meret classe 97, ma cosa manca ad Alex per arrivare a livelli di Gigio? Ma non è ad Alex, che Gigio è talmente forte che è ingeneroso. E a Donnarumma la natura ha dotato di talmente tante qualità. È come se a me chiedevi che cos'è che ti manca per arrivare a essere come Pirlo, i piedi, la visione di gioco, quindi la natura ha dotato quel ragazzo di tanto talento che gli sta curando, secondo me dal punto di vista anche psicologico è cresciuto. Alex ha bisogno di continuità, ha bisogno di giocare con continuità, ha fatto vedere di poterci stare e quindi il futuro comunque a prescindere da tutto ce l'ha davanti. Sicuramente. Massimo, l'ultima domanda, poi ti lasciamo libero, anzi ti ringraziamo già per tutto il tempo che ci hai dedicato, sei stato gentilissimo. Avete fatto freddare la pasta sul tavolo. Scusaci. Tra l'altro io so che tu sei un corridore, sei un podista, quindi se sei uscito anche a correre stamattina mi dispiace il doppio, ecco, perché no, oggi mi sono tenuto fresco per voi. Ah, grazie, okay, perfetto, ti ringraziamo davvero. Ringraziamo. L'ultima al volo, ti aspetti un Napoli-Milan bloccato, nervoso, teso, due squadre che si affronteranno a viso aperto? Ma la volontà sarà quella di giocare a viso aperto, non dimentichiamoci che sarà una partita la prima dopo le nazionali, dopo 15 giorni di inattività, e di solito quelle partite sono sempre quelle con meno ritmo, di solito. Spero che non sia così, perché la volontà è di vedere una bella partita, ma può esserci anche quella condizione. È vero. Allora, Massimo Ambrosini, ti ringraziamo infinitamente per essere stato ai nostri microfoni. Davvero, grazie mille, Massimo. Buon pranzo a questo punto. In condizioni di Victor Osimhen, dopo la visita a Villa Stewart, hanno escluso la necessità di ricorrere ad un intervento chirurgico alla spalla destra, come già accaduto nel 2018. È vero, questa è una notizia che ci conforta, anche se pare che il ragazzo starà fuori per 3 o 4 partite. Avremo modo durante la nostra trasmissione di approfondire questo discorso, sì. Ma non anticipiamo ancora nulla. Allora, l'infortunio di Davide Ospina potrebbe essere meno grave del previsto. Potrebbe già essere in campo domenica sera contro il Milan.
È vero. Ospina, sembrava una pausa per le nazionali già nefasta per Victor Ospina. Una volta arrivato al ritiro della Colombia, manifestava un dolore al bicipite femorale destro. Sì. Poi si è scoperto essere una conseguenza di una botta rimediata contro il Bologna, quindi qua in Italia. Il preparatore dei portieri della Colombia è risultato positivo al virus, quindi c'è stata anche quest'ansia. Ha giocato una sola partita, si è risparmiato il 4-1 della sua Colombia contro l'Ecuador stando fuori, e sembra che in realtà poi questo infortunio non sia altro che un affaticamento muscolare e potrebbe addirittura già essere in campo domenica sera. Entrati è il sogno nel cuore su Radio CRC, Floriana Messina, Luca Cerchione. In remoto ci segue il nostro amico e collega Diego Armando Maradona Junior. Allora, Floriana, domenica, tra sabato e domenica ci sarà l'ottava giornata di campionato. Sì. E il programma vedrà delle partite molto interessanti. Ma ne parleremo. Dici qualcosa. Ne parleremo con il nostro prossimo ospite, il giornalista e direttore di Napoli. Lo presento Magazine. Io, Antonio Pietrazzuolo. Effetto, bravolo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Antonio. Non vi chiedo se il tempo è buono oppure no, però l'abbiamo detto prima, guarda, quindi oggi siamo contenti perché il tempo è fantastico, ecco. Cioè, ma Antonio, ti sembra normale che Floriana viva in funzione del meteo? Eh sì, perché sono meteoropatica, quindi sì. Vabbè, ci sta. Ovviamente questi sono retroscena prediretta. Bravo, bravo Antonio. Allora sappiamo, io parto subito con la domanda. Insigne in grande spolvero anche in nazionale, ma è arrivato il momento della sua consacrazione definitiva a top player? Ecco, questa è una domanda che andrebbe fatta a tutti coloro i quali hanno dubitato di Lorenzo Insigne nel corso degli ultimi anni. Chi, come il sottoscritto, ha avuto la fortuna di seguire Insigne, pensate un po', da quando era un bambino, in pratica veniva accompagnato dai genitori nel parcheggio dell'allora Holiday Inn a Castel Volturno per partecipare a qualche seduta del Napoli di Mazzarri, dove lui veniva definito bimbo al pari di tanti altri giovani che speravano di giocare con la prima squadra. Beh, ti posso assicurare che la crescita esponenziale di Insigne c'è stata, la maturazione c'è stata, e soprattutto una crescita mentale ma anche di gioco, perché al di là della fase offensiva dai tempi del Pescara con Immobile, con Verratti, nel Napoli è avvenuta la consacrazione che riguarda non solo il fine ultimo del gioco del pallone, cioè far gol e dare gli assist ai compagni, ma anche e soprattutto in fase Benitez un gioco difensivo che lo ha reso completo come calciatore, intelligente, e soprattutto se ha un sostegno sulla fascia sinistra, io mi auguro presto con Fausi Gulam, davvero possiamo vedere un Insigne ancora più decisivo. Beh, mi hai fornito un assist, Antonio, perché io volevo continuare a parlare di nazionali, ma a questo punto devo chiederti se hai notizie in merito al recupero di Gulam, notizie in merito al... si fa tanto parlare negli ultimi giorni di un Napoli forte su Emerson Palmieri. Sì, allora, no, su Fausi Gulam io ho solo notizie positive già da un mese a questa parte, quando ebbi l'occasione pure di parlare con Koulibaly. Indagai sulla situazione e chiacchiere non posso dire troppo, però diciamo chiacchiere abbastanza dirette mi hanno dato conferma che sta bene, e quindi lui è in grado di giocare e di fare la differenza, secondo me. Poi sono scelte dell'allenatore, perché è chiaro che giocando Gulam e con Insigne sulla fascia sinistra va fatta una scelta più attenta sulla fascia destra, perché il Napoli non può, ma nessuna squadra in generale, spingere su entrambe le fasce, quindi certo. Ipotizzando una presenza di Lorenzo che è portato ad arrivare sul fondo e crossare, è ovvio che sarebbe stato più opportuno avere un Isai magari a destra con Gulam a sinistra come ai vecchi tempi, però certo. È anche vero che adesso bisognerà fare di necessità virtù, e quindi si faranno le scelte opportune del caso. Per quanto riguarda invece l'altra domanda che mi avevi fatto relativa a Emerson Palmieri, Emerson Palmieri,
è un giocatore che il Napoli segue da tempo, so che piace tanto a tutti in pratica, quindi alla società, ma sarebbe un acquisto in grado anche di far crescere le potenzialità di questa squadra, e potrebbe essere fatto un discorso simile a quello avvenuto per Bakayoko, che è un altro giocatore che il Napoli intende portare a casa, perché ricordiamo è in prestito secco, quindi potrebbe essere una delle opportunità che presenta il mercato del Napoli a gennaio. Quindi per gennaio obiettivo Emerson Palmieri, te lo confermo. Perfetto, prima di passarti di nuovo Floriana, voglio ricordare ai nostri radioascoltatori che quando Antonio Petrazzuolo si riferisce alla chiacchierata con Koulibaly, si riferisce a un'intervista esclusiva che grazie al suo portale Napoli Magazine, sì, .com, ha realizzato proprio a Castel Volturno, avendo ai propri microfoni Kalidou Koulibaly. Vai Floriana. Antonio, allora ritorniamo alla partita di domenica contro il Milan. Sarà più importante la fase offensiva e quindi Mertens, Lozano, Politano, Insigne, oppure la fase difensiva con Koulibaly e Manolas? Ecco, questa è una riflessione che va fatta, perché tanto di cappello al Milan e alle sue qualità, ma il discorso, il pericolo numero uno si chiama Zlatan Ibrahimovic, quindi se il Napoli riesce a ridimensionare Ibrahimovic e poi gioca come sa in attacco, secondo me può far male al Milan, soprattutto giocando in casa può fare la differenza, anche se ormai senza pubblico questo aspetto va considerato fino a un certo punto. Serve un buon mix tra fase difensiva e fase offensiva. Di sicuro Koulibaly credo che farà una grande partita, anche perché so che in questi giorni si è allenato anche molto bene, è carico e vuole far vedere che è sempre Koulibaly. D'altronde l'abbiamo visto anche nelle ultime partite, che sta giocando a livelli importanti, e quindi credo che ci sarà un bel vedere, sicuramente una bella partita, mi aspetto tanto. E anche da Mertens, perché abbiamo parlato di Lorenzo Insigne, però anche Mertens ha fatto un bellissimo gol in nazionale su punizione all'Inghilterra, potrebbe bissare clamorosamente anche nel Napoli, perché no? Ce lo auguriamo, anche perché non segna da fine settembre. Però Antonio, tu sei troppo bravo e mi anticipi le domande. non è voluta la cosa. No, e purtroppo quando ci si trova a parlare con persone estremamente preparate come te, poi finisce sempre così. Allora ti chiedo, anziché chiederti di Mertens, ti chiedo, Milan e Napoli possono trovarsi in questa condizione di poter competere per lo scudetto anche in primavera? No, io credo di sì. Credo di sì, anche perché rispetto alle ultime due stagioni, ma anche tre, il Napoli ha una rosa più completa e ha più giocatori a disposizione, tant'è che anche la notizia dei piccoli infortuni, stop che ci sono stati presi sì con una lieve preoccupazione, mi riferisco ad esempio a purtroppo Osimhen, no? Il problema alla spalla, ma anche Rachmani che è uscito dopo appena 20 minuti di gioco con il Kosovo. Sono situazioni che vengono prese ovviamente con le pinze, però c'è anche da considerare il fatto che il Napoli ha a disposizione giocatori di ruolo, quindi non c'è più soltanto Demme, che è il centrocampista centrale e che deve giocare lui tutte le 50 partite stagionali, e questo è un aspetto positivo. Quindi anche se Bakayoko, anche se vi dico, ne arrivano notizie positive per quanto riguarda il centrocampista che si è riaggregato al gruppo, e quindi a meno che non succeda qualche altra cosa va considerato disponibile per la sfida contro la sua ex squadra il Milan, è ovvio che la sua presenza, così come quella di Fabian, rappresenta una bella certezza, no, per il centrocampo del Napoli. Sicuramente le notizie che sono arrivate anche a noi, Antonio, se puoi confermarcele, sono che in sostanza Bakayoko ha saltato per intero solo la seduta di ieri, mentre l'altro ieri ha fatto lavoro differenziato in palestra, e ieri è stato a casa per smaltire questo episodio febbrile che non ha destato preoccupazioni, perché la mattina stessa era arrivato il risultato del tampone che era negativo, quindi oggi è già in campo a Castel Volturno con i suoi compagni di squadra. Confermo tutto. Perfetto, Floriana? Antonio, se potessi scegliere un giocatore del Milan da non far giocare, chi sceglieresti?
Ritorniamo alla domanda iniziale. Sulla partita dove ho risposto Zlatan Ibrahimovic, sarebbe troppo facile, però sì, è lui. Io ho notato, io ho seguito un po' tutte le partite di Serie A, ma anche quelle di Europa League, della qualificazione. Ho visto un Milan che va in difficoltà quando non c'è Ibrahimovic, che fa il bello e il cattivo tempo, può sbagliare un rigore ma poi si risolve all'ultimo momento la partita riequilibrando le sorti dell'incontro con un colpo di testa, come con il Verona. È chiaro che esatto, quindi è chiaro che è lui che fa la differenza, però è anche bello affrontarlo l'avversario, Beh, sicuramente ci tengo a dire. Sarà molto stimolante per i nostri ragazzi. Prima parlavamo di fase difensiva, ma la fase difensiva non sono solo Koulibaly e Manolas, parte anche dal centrocampo, quindi con Bakayoko, con l'eventuale utilizzo di Fabian Ruiz o Zielinski, poi lo vedremo nei prossimi giorni, ed è fondamentale secondo me, ed è anche molto stimolante per tutti i calciatori affrontare un faro, come lo abbiamo definito prima insieme a Massimo Ambrosini, Zlatan Ibrahimovic. Nonostante l'età, che poi è un aspetto che va ricordato, però infatti sembra che gli anni per lui non passino, quindi tanto di cappello per Ibrahimovic. Allora Antonio, noi siamo coetanei e penso che tu come me, tipo quando hai la mascherina in questi giorni e sali le scale, arrivi a casa con l'enfisema polmonare. Poi vediamo Ibrahimovic, che ha tipo 2 anni in più a noi e fa delle prestazioni tra i ragazzini che, come se fosse ancora un trentenne nel pieno della sua maturità fisica. Sì, sì, no, ma assolutamente. È un giocatore che, ripeto, va considerato come un extraterrestre sicuramente, perché sta facendo qualcosa di straordinario. Anche lo stesso Cristiano Ronaldo ha bisogno ogni tanto di rifiatare, invece lui vuole giocarle tutte, è sempre presente, riesce a dare una mano, un contributo davvero fondamentale alla sua squadra, perché se vogliamo, se prendiamo anche singolarmente gli elementi del Milan, vediamo che è una squadra sì costruita da Pioli, che sta cercando di ottenere, di trarre il massimo dai suoi giocatori, però ecco, tolto Ibrahimovic, poi non vedo tutti questi grandi fuori classe che possono cambiare le sorti di un incontro. Antonio, quindi io penso che il lavoro che stanno facendo in questo momento, in questo periodo, è soprattutto quello di tutelarlo, anche se poi in effetti sta bene, quindi gioca, fa la differenza, sono tutti contenti lì a Milano. Beh certo, quello che vedo io del Milan è che in sostanza ha dei top player come Ibrahimovic, come lo stesso Donnarumma, come Theo Hernandez, che poi non sono affiancati da giocatori non voglio dire di ecco, non da 10 ma neanche da 8, ecco, si va dalla sufficienza al top player, e secondo me dovrebbe trovare un po' una via di mezzo il Milan, dovrebbe intervenire ancora un po' sul mercato per essere competitivo, però il Milan ci interessa relativamente, perché poi da domenica in poi, da domenica sera in poi non ci interessa più, ci concentreremo su altri aspetti. Quello che volevo chiederti, prima hai fatto uno spunto, una riflessione riguardo Bakayoko, non l'abbiamo approfondita. Leggo su alcune testate, ho letto rinnovo del prestito, altre testate parlavano di un acquisto subito a giugno. Come pensi che possa arrivare Bakayoko al Napoli? Rinnovando il prestito per un altro anno, facendo poi inserendo poi la clausola dell'obbligo di riscatto, oppure Giuntoli andrà dritto per prenderlo già a giugno? Ma io penso che l'intenzione sia quella comunque di acquistarlo. Adesso bisogna vedere la formula, perché se rinnovi il prestito con obbligo di riscatto fissi già il prezzo e quindi chiudi un acquisto di fatto. Certo. Se invece vai lì con un'offerta concreta e provi ad acquistarlo direttamente, un'altra strada. Bisogna capire anche un po' il Chelsea che vuol fare, perché giustamente parliamo di squadre che però hanno fatto capire le loro intenzioni, perché quando è venuto a Napoli Bakayoko si è detto chiaro e tondo che non rientrava nel loro progetto, quindi è chiaro che anche loro hanno interesse, secondo me, non a rinnovare il prestito secco, che poi può essere utile fino a un certo punto, ma ad alleggerirsi di un contratto.
Allora, nel frattempo, prima che Floriana ti faccia l'ultima domanda, sì, è arrivato il report dell'allenamento del Napoli e Bakayoko si è riaggregato al gruppo e ha svolto lavoro personalizzato in campo unitamente a Lozano, Fabian, Mario Rui, rientrati dalle nazionali, mentre invece Osimhen ha svolto solo terapie e lavoro personalizzato in palestra, ma anche in campo. Quindi confermiamo le indiscrezioni date appena 5 minuti fa e è arrivato il report del Napoli a confermarlo. Allora possiamo fare questo vestito. Possiamo fare, tu oramai sei il guru, io non lo so, sto ancora scegliendo. Però non abbiamo fatto brutte figure, diciamo, una notizia diversa, smentita dopo 30 secondi. Sì, no, sarebbe stato. È vero. Non l'avremmo data, Antonio, ce ne saremmo andati a casa. Vai, Antonio, ascolta, ma quando rivedremo Zielinski in campo? Con la Polonia è sembrato ancora affaticato, insomma, in difficoltà. Ma Zielinski sì, è in un periodo in cui sta lavorando in maniera tale da poter riacquisire la forma e lo smalto d'inizio stagione, quindi serve un po' di pazienza, però è anche vero che dopo il problema che ha avuto, purtroppo è chiaro che nessuno lo sta forzando, è anche giusto dargli il tempo necessario per acquisire forma fisica dal punto di vista muscolare, quindi vedremo poi come si concretizzerà, fermo restando che poi Gattuso li vede tutti i giorni, quindi sa lui bene quando chiamare in casa lo Zielinski oppure piuttosto che far giocare qualcun altro al posto suo, anche se va detto in effetti chi ha giocato finora a centrocampo si è comportato più che bene. Sicuramente, non abbiamo sentito grosso modo la mancanza di Zielinski, perché Bakayoko, Fabian, gli stessi trequartisti non hanno fatto avvertire tanto la mancanza di Piotr Zielinski, che così facendo può avere tutto il tempo di fronte a sé per recuperare il pieno delle condizioni fisiche. Noi, Antonio Petrazzolo, ti ringraziamo infinitamente come sempre per essere stato ai nostri microfoni. Grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie, piacere Antonio. Nostro. Ciao Antonio. Ciao. Allora, Amir Rahmani ha subito un infortunio alla spalla molto simile a quello di Osimhen al 20° minuto di Kosovo-Moldova. Le sue condizioni verranno approfondite dallo staff medico dal Napoli al suo rientro. È vero. Non verrà visitato in Kosovo o in Moldova, nella fattispecie, perché era in trasferta ieri il napoletano, ma rientrerà a Napoli e verrà direttamente visitato verosimilmente a Villa Stewart, così come è successo con Victor Osimhen. Rientrati in studio al Sogno nel Cuore su Radio CRC, come sempre vi ricordo che per interagire con noi potete mandare un WhatsApp al 338 222 777. Bravissimo Luca, perché adesso noi lo ricordiamo, domani ci sta il Super Quiz, quindi noi chiameremo in diretta uno di voi e poi potrete usufruire di questo aperitivo in amare. Sì, i due aperitivi in amare, ovviamente i nominativi verranno dati al ristorante e al momento in cui ci sarà la possibilità di andare di nuovo in presenza. Avranno un accredito. Al ristorante, esattamente, avranno due accrediti per due aperitivi. Nel frattempo siamo già collegati con il nostro prossimo ospite, è un onore oltre che un piacere presentare ai nostri microfoni il giornalista nonché amico di Victor Osimhen, Oma Akatugba. Good morning, Oma. Good morning, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Right. It's a pleasure to hear you, Oma. Thank you. It's a pleasure to speak with you. Thank you so much. Welcome to Il Sogno nel Cuore, on Radio CRC Targato Italia. Thank you very much. Grazie. Hi, Oma. I'm Floriana Messina. First of all, what are Victor's health conditions? His health conditions are stable. I can tell you that he underwent tests at the Villa de Stuart in Rome. And of course, the test and the clinical evaluation showed results. Of course, like I said, from the moment after the injury, it was just dislocation of his anterior to the right shoulder. And of course, he has already started physiotherapy and will be evaluated every day by Napoli medical staff. But it doesn't look like he will play in the next two games, in the league against AC Milan and of course in the UEFA Europa Cup against Real. It's not looking very likely. That is the current situation with Victor. Okay. Just a little minute for a translate for our followers. Allora, Oma ci dice che in sostanza, come sappiamo già, i test a Villa sono stati effettuati ieri a Villa Stewart e hanno evidenziato questa dislocazione, quindi questa lussazione della spalla,
che verrà affrontata facendo terapia, fisioterapia, e le condizioni del ragazzo verranno stabilite di giorno in giorno. Ciò che può dirci con certezza è che salterà sicuramente il Milan e anche la prossima partita di Europa League, quindi quella con il Rijeka. We learned from some newspaper that Victor had a surgery on the same shoulder in 2018. Yes. What did he have? Yes. What is a bone problem or a ligament problem? Honestly, because I am not a medical expert, I cannot tell you in detail. But Oma, are you there? Can you hear me? Okay, now yes, now we hear you. Okay, I said that I cannot give you the details because I'm not a medical expert, but I can tell you that he had the same shoulder injury while he was at Wolfsburg, and he had to go to, I think, Munich for an operation. So it's something that has happened with him before, so it's not a new thing. I think that is something that we are trying to manage, but what exactly it is, bone or whatever, I cannot say, like I said, because I am not a medical expert. But I can tell you, he's had this injury before while in Wolfsburg, and he did a surgery or an operation in Munich. Ok, allora Oma conferma che nel 2018 Victor Osimhen ha subito questo intervento alla spalla destra, ma giustamente dice: non essendo io un medico, non saprei dirvi con precisione se l'intervento in passato è stato relativo ad una frattura ossea o ad un problema a livello del legamento della spalla. Vai Floriana. Oma, according to your information, how long will Victor be away from the pitch? I mean, it has been predicted that he will be away for a few weeks. Nobody is actually sure when exactly. But it looks like 3 to 4 weeks. That is the prediction from the Nigerian national team trainer, who must have spoken with the Nigerian national team medical staff before Victor left for Napoli, where he will continue his recovery. Okay, allora. Ci dice Oma, innanzitutto la domanda di Floriana era quanto tempo Victor starà lontano dai campi. Oma ci dice che presumibilmente Victor Osimhen starà fuori per 2 settimane, ma non si può sapere esattamente sì. quale saranno i tempi di recupero, perché in primis la prima diagnosi è stata fatta dai medici dello staff della nazionale nigeriana, poi è stato visitato a Villa Stewart e quindi di conseguenza dai medici del Napoli, e sta seguendo fisioterapia e lavoro con un personal trainer in palestra, e le sue condizioni verranno stabilite di giorno in giorno. Oma, last question for you. What do you think about Victor's season starts? And then he likes the way we play soccer in Italy, in Serie A. I think that the first period of Victor's Napoli career has been up and down. It has been toddy. I don't know if you understand that in English. It's not been balance, and Victor has been basically trying to get a balance, and of course can see that, and then this injury are not going to help, you know, his progress. Football in Italy is different compared to the French league. He's trying to get used to the style, because Napoli's style is different. It's a system that doesn't really play a striker, and Victor is a center forward who likes to be in the right position to score. So I think he's still trying to get to understand his style in Naples. And I mean, from what I hear, Gattuso has helped him a lot. Gattuso is helping him a lot to settle in, to understand how they play. And he's even sometimes trying to change their style to favor Victor Osimhen. So it's not been easy, but he's looking good already. 2 goals so far. Not the best, but he can get better. Okay, allora. La domanda era abbastanza semplice, anche scontata. Gli ho chiesto cosa pensasse Victor, cioè cosa ne pensasse lui dell'avvio di stagione di Victor e come Victor gli avesse parlato del campionato di Serie A. Innanzitutto Oma ha voluto sottolineare che fondamentalmente Victor ha fatto un inizio di stagione
altalenante, avendo dei momenti di alti e dei momenti di bassi, come è giusto che sia, perché sta ancora cercando di capire, ecco, come si gioca in Serie A e come si segna soprattutto in Serie A. E però cosa gli riferisce Victor Osimhen è che deve ringraziare molto Rino Gattuso per il lavoro che sta facendo con il ragazzo, per aiutarlo ad integrarsi sia in Serie A che nella squadra in generale. Last question, Oma. What is the humor of Victor Osimhen? How do I describe that? Victor is a very calm, very friendly, very hardworking person. Victor is very serious, very focused. Victor is like Cristiano Ronaldo in terms of attitude. He likes to win. Even in training, Victor does not want to lose. That is the kind of person Victor Osimhen is. Okay, but about the injury, what is his thought? He's depressed or happy? Oh, I get the question now. Victor is not happy right now. Victor is not happy. He wants to win for Napoli. He wants to play. Imagine against AC Milan, he will not be able to play. He didn't play the second game for Nigeria against Sierra Leone. Victor wasn't happy. And of course, he left the camp of the national team very unhappy. Right now, Victor is not speaking to anybody. If I call Victor, Victor will not speak to me now. He's very unhappy. Ok. Allora, la domanda era stata fraintesa un attimo da Oma Katoub. Sì, lui pensava che come fosse caratterialmente, esatto, Osimhen, ci aveva detto, però che... noi la tua domanda era riferita al come sta in questo momento. Esattamente, ecco. Allora, la risposta a come caratterialmente Victor Osimhen, lui ci ha detto che è un ragazzo molto friendly, allegro, sì, molto amichevole, molto alla mano. Anche un grande professionista e perfezionista dal punto di vista del lavoro, un grande lavoratore come Cristiano Ronaldo. Per quanto concerne invece il suo stato d'animo in questo momento, ci ha detto che è arrabbiato assolutamente per non poter giocare questa partita importantissima per il Napoli, sì, contro il Milan, ed è anche un tantino triste. Oma, thank you so much. You're welcome. Prego. Thank you. Thank so you, much. Oma. Bye. 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 Yeah. Mercato. Ultima ora di calciomercato, la lanciamo noi, ecco. Vai. Allora, ufficiale, Guardiola rinnova con il Manchester City. Eh sì, questa è una bella notizia per i Citizen, per il loro percorso di crescita. Sì. Non sono ancora riusciti ad arrivare al trofeo più ambito, che è quello della Champions League, ma ripartendo da un top manager come Guardiola, quindi confermandolo sulla panchina, è evidente e chiaro che si voglia puntare per l'appunto a quello. Floriana, io ti ringrazio infinitamente per essere stata al mio fianco come sempre. Grazie Floriana Messina. Grazie a te Luca. Grazie mille a DJ Robby Maravolo in regia audio. Grazie mille a Mary G alla regia video. Grazie mille al nostro caporedattore che ci ha permesso di avere tre ospiti eccezionali oggi, quali Massimo Ambrosini, Antonio Pietrazzuolo e Oma Akatugba. Grazie mille anche alla nostra redazione, che pur da casa sta facendo il suo sporco lavoro. Mandiamo un grosso saluto in bocca al lupo a Diego Armando Maradona Junior e a Corrado Gabriele. Da Luca Cerchione e il sogno nel cuore è tutto, a risentirci a domani. A domani!